Ciao. Ehi. Questo è bellissimo. Andiamo a vedere gli altri. C'è molta gente interessata. Ciao, un attimo e sono da te. Ok. Sono curiosa di vedere i tuoi adesso. Dovrei abituarti. Per un po' sarà così. Ti guardano come se fossi una pestata. Dopo qualche mese cadrà tutto nel dimenticatoio. Sapri, sono incinta. Quel bastardo. Che devo fare? C'è solo una soluzione. Tutti schifo. Non facciamo sempre i soliti discorsi sugli uomini e sulle donne, dai. Non potete capire cosa si prova. Sì, è vero, hai ragione, però mettiti nei panni di un malato di mente, di un maniaco. Questo vuol dire che non posso vestirmi come voglio né parlare con chi mi pare? Quindi vi siete conosciuti? Bello. Le piace? Mi piace di più se mi dai del tu. Non stavamo scherzando con lui. Era solo incuriosito da quello che facevamo. La cosa è durata quasi una settimana. Il resto lo sai già. Somiglia tantissimo a Giorgio. E il marito? Scuro, come lei. Sei un po' nervosa. Non sapevi che Giorgio ha avuto un figlio? Certo che lo sapevo, ma non l'avevo mai visto. E improvvisamente ricompaiono sia lui che Marta. Ti dà fastidio che il figlio non sia tuo di Giorgio?